Ciao, sono Lely Rem del canale YouTube, ovviamente, e sto per andare a una festa organizzata dalla scuola. In questo video parlerò delle lenti a contatto giapponesi. Io ce l'ho indosso adesso, sono blu. Non si vedono tanto perché non c'è tanta luce, ma vi fanno l'occhio grande. Però ce ne sono tanti colori, c'è fucsia, c'è rosa, c'è viola, c'è giallo. Guardate che cosa ho comprato oggi al Pokémon Center! C'erano le edizioni limitate di questi peluche e quindi sono andata a prenderli, cioè. Vabbè, bellissimi, io adoro i Pokémon. Allora, cosa importante di cosa parliamo? Le lenti a contatto, perché ho poco tempo. Qua in Giappone, non è assolutamente come in Italia. In Italia tu compri lenti a contatto se non ci vedi. O se proprio vuoi avere gli occhi colorati, ti compri quelle per un giorno. Che per un giorno già te costano 10-20 euro, che dopo non mi ricordo, perché l'avevo preso una volta. Qua in Giappone, siccome le lenti a contatto sono una moda quanto il farsi le unghie, cioè. La gente tutti i giorni ha le lenti a contatto, ma gente che ci vede, cioè ci vedono benissimo, sono solamente colorate. Io non so perché c'è veramente poca luce, qua è notte, ce l'ho blu. E le ho comprate oggi per la prima volta, perché? Perché nella metro, nei mezzi, al lavoro, soprattutto al lavoro, vedi la gente con lenti a contatto fucsia, blu, rosse, gialle. Fatto sta, ho detto, ma non vi danno fastidio portarle tutti i giorni? E ho chiesto niente dei miei amici giapponesi, come funzionano e un po' tutto quanto. Praticamente qua è un po' come la mascherina che hanno in faccia tutti quanti, è una moda. E a seconda di come si vestono hanno il colore delle lenti a contatto, cioè comunque costano pochissimo, costano 2 soldi, cioè io per un queste qua sono, durano 1 mese, le cambio solamente senza averne buttarle e prenderne altre, e le ho pagate 2000 yen, dovrebbero essere sui 16 euro, cioè un cazzo praticamente, proprio 000. E stasera, visto che avevo questa festa a scuola, perché la scuola organizza vari party, varie feste per conoscere un po' i compagni, per conoscere i ragazzi giapponesi, per fare scambio culturale di lingue, cioè ci sono ragazzi che studiano italiano, quindi così. E quindi ho deciso di comprarle e provarle. Fatto sta che ci ho messo, io non avendo mai portato mai le lenti a contatto, ci ho messo tipo 1 ora e 20 per ficcarle dentro gli occhi, perché vai che c'hai le ciglia e quindi non riesci a entrare. Cioè, io vi giuro, mi sono penso, domani sarò cieca. E ci ho messo non so quanto tempo per mettere queste lenti a contatto. Sto proprio un po' rincoglionita. E il problema credo sarà levarle perché sono riuscita a metterle dopo 1 ora e 20 piangendo come se avessi un pugno nell'occhio. Ma levarle, vabbè, penserò stasera dopo che ho bevuto, quindi probabilmente mi ficcherò un dito in un occhio. E devo dire che sono comodissime. Io per ora le ho da un paio d'ore. Devo dire che i primi momenti ti danno fastidio, ogni tanto stando sotto la luce forte, magari l'occhio ti lacrima, però per chi è già abituato, mi sta arrivando un messaggio in giapponese, per chi è abituato a portare le lenti a contatto non dovrebbero dargli problemi, io credo che sia solo per chi non le abbia mai portate, infatti a me mi hanno dato parecchio fastidio all'inizio, ma adesso le puoi, cioè, tranquillamente, ti sembra di avere una retina, ma non lo percepisci nemmeno dopo un po' che ci fai l'abitudine, però cazzo che effetto ragazzi, io devo riuscire per forza a farvele vedere. Ecco, ora si vedono. Sono bellissime. Io domani le comprerò anche rosa perché voglio provarne un po'. E le vendono dentro queste scatoline piccoline. Cioè, le trovate tipo appese nei negozi. Voi prendete il colore che volete, è un tipo un cartoncino. Ah, ecco, ora c'è la luce, grazie. Ecco, ora si vede benissimo il colore. Ci sono un cartoncino, voi le scegliete, le portate alla cassa e lei vi dà le lenti a contatto. Che succede? Che ti devi registrare se vuoi le lenti a contatto, ovvero devi avere un indirizzo di casa, o almeno dove l'ho comprata io era così. Mi hanno chiesto nome, cognome, numero di telefono e indirizzo, credo nel caso ti diano allergia, non lo so. Quindi, comunque ci sono varie scelte, ci sono varie dimensioni, io l'ho presa da 14 mm se non sbaglio. Eccolo, contact film si chiama. Ecco, questa qui è la misura. Queste qui sono altre cose, questo qui. Praticamente vuol dire che ti durano 30 giorni. Qui c'è scritto che ti durano 30 giorni, praticamente senza cambiarle, cioè sono queste qui e basta. E quindi no, volevo parlarvene proprio perché qua è veramente veramente una moda. Io non so, cioè, quando li vedevo la prima volta dicevo, cazzo, questi sono fatti, ogni giorno se ne ficcano le lenti a contatto, non ne ho bisogno. Ecco, io l'ho provata e ce l'ho da 3 ore, 2 ore ormai, e già non ne posso più fare a meno, sono già o domani le compro rosa o domani le compro viola. Sono veramente al settimo cielo. E quindi adesso mi aspetto. Che altro devo dire? La borsa. Ah sì, ho comprato pure una borsa. Ah, un'altra cosa che vi devo dire è che qua la moda, cioè qua diventi deficiente perché i vestiti per donne, soprattutto ragazzi, le borse per le femmine,
le vendono ai maschi. Ovvero, qua i ragazzi hanno tutte borse da donna. Non sto scherzando, cioè l'altro giorno un ragazzo è sceso dal taxi, io ho detto, ah, che bella quella ragazza, come vestita bene, aveva i tacchi così, ma erano scarpe da uomo con i tacchi, perché qua sono tutti bassi, sono veramente, veramente bassi. Cioè, i miei amici sono alti quanto me, io sono 1,58. E una borsa alla Louis Vuitton bianca metallizzata, cioè, io ho detto, ma poi qua i vestiti per i maschi hanno le gonne, cioè, voi non potete capire. Quando sono andata al centro commerciale, ho detto, guarda, che bella sta borsa, me la compro. Era un negozio da uomini. E io tipo, poi vedi i vestiti da maschi, è un negozio da donna. Sono vestiti, cioè vestiti che Alcott vende per i maschi, qua li vendono per le femmine. I vestiti che Alcott vende per le femmine, qua li vendono per i maschi. Cioè, voi non potete capire cos'è la moda qua in Giappone. Poi ragazzi con capelli biondi, tipo peggio di me, platino. Ah, le lenti a contatto, tra l'altro, le portano pure i maschi qua. Quindi proprio, cioè, io sono stata tipo. E quindi niente, era più o meno per spiegarvi che qui sono una figata pazzesca, le lenti a contatto. Altra moda che hanno è quella delle mascherine, le vendono con tutti i tipi di cartoni animati, così. Le mettono anche se non stanno male, quindi è proprio loro per moda, per. Ma ogni persona che viene qua in Giappone se ne accorge, cioè, perché è proprio. Loro ce l'hanno sempre, costantemente, lenti a contatto e mascherina. Io non metterò mai la mascherina anche se avessi 40 di febbre con il catarro che mi esce dalla bocca e il naso che gocciola, cioè non esiste che io sembro un'infermiera mentre esco di casa. Quindi contagerò tutti. Altra cosa, vediamo un po' di che cosa vi posso dire. Niente, niente. Non lo so perché ho finito. Volevo spiegarvi un po' questa cosa delle lenti a contatto, che penso sia altro importante. Ah, poi per quanto riguarda i tatuaggi, ecco, visto che cioè, è difficile, nel senso, i giapponesi quando vedono una persona con i tatuaggi pensano sia della Yakuza, per forza. Cioè, a me quando mi vedono con i tatuaggi mi fanno un po' storcere il naso. Alcuni altri ti dicono che sono fighissimi, cioè gli piacciono, però è che in Giappone la cosa dei tatuaggi non è ancora diventata a livello di moda. Loro hanno altre mode, tipo le i piercing ce li hanno, devo dire, i piercing ce li hanno i maschi. Cioè, i maschi qua hanno tutti gli orecchini. Cioè, voi in Italia non vedrete mai un ragazzo pieno di orecchini. Qua in Giappone sì, è la normalità. Cioè, qua in Giappone, da quando sono piccoli, gli fanno l'orecchino come le donne. Ma non uno, ne fanno tipo 3, 4, cioè sono pieni. Piercing, orecchini, quello magari è normale per loro, capito? Niente, io adesso mi devo preparare, finire di preparare per andare alla festa, perché mi devo vedere fuori dalla scuola con altri ragazzi italiani, un po' fuori dalla scuola. E niente, vi saluto a tutti. E dal Giappone, da casa mia, con le camicie che si devono asciugare perché fuori oggi ha piovuto. Vede il bagno, guarda che bello, si vede il mio 3DS, un sacco di bordello sulla schiena, c'è Pikachu. E niente, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Come cazzo si spegne questo video? Perché sto usando un altro computer qua.